Siamo con l'onorevole Ciocchetti, impegnato in questa campagna elettorale nazionale, collegio elettorale anche su Fiumicino. Fiumicino ha un grossissimo problema, che è quello dei vincoli. I vincoli che impediscono la costruzione è un problema che si trascina ormai da tantissimi anni. C'è chi dice che in qualche maniera, quando era in regione, lei ha qualche, diciamo, responsabilità sulla posizione di questi vincoli. Vogliamo spiegare com'è andata realmente? Sì, è interesse mio spiegarlo in maniera seria, concreta e veritiera, soprattutto perché vengono raccontate fandonie e cose non vere. Intanto il piano regolatore generale di Fiumicino l'ha approvato il sottoscritto quando era assessore all'urbanistica nel 2005. Poi vorrei ricordare che con l'autorità di bacino nel 2011-2012 la Regione Lazio ebbe un confronto molto serrato e violento, arrivando poi ad un accordo, perché l'autorità di bacino, che è un'autorità nazionale e non regionale, voleva apporre in maniera definitiva il vincolo R4 soprattutto per l'area di Isola Sacra. E noi riuscimmo a convincere l'autorità di bacino che, realizzando un argine, si poteva declassare quel vincolo da R4 ad R3, quindi consentendo l'attuazione del piano regolatore, delle previsioni di piano regolatore generale. Se sono passati 10 anni nella realizzazione di questo argine e solo dopo 10 anni avviene questo declassamento, bisogna che ve la prendiate con chi ha governato il paese per 10 anni, il Partito Democratico, per chi ha governato la regione per 10 anni, Zingaretti, e per chi ha governato il comune di Fiumicino per 10 anni. All'epoca, oltre a mettere, appunto, a fare questo accordo che fa parte e che aveva consentito di rendere automatico il passaggio da R4 ad R3 nel momento in cui fosse stato realizzato questo argine, la regione all'epoca ci mise anche i soldi per realizzare questo argine. Qualcuno che ha governato successivamente, dal 2013 in poi, ci ha messo 10 anni per realizzarlo. Quindi chi dice che è stato Ciocchetti, bisogna dire che Ciocchetti è quello che ha trovato la soluzione che finalmente darà una risposta concreta a chi ha diritto di poter realizzare su Isola Sacra. Che non è una risposta definitiva, lo diciamo, perché l'obiettivo è quello di arrivare all'R2, che in qualche maniera Però l'R3 già consente, non c'è un vincolo di assoluta edificabilità, e quindi credo che già consente, con delle prescrizioni, consente, con una serie di prescrizioni consente di realizzare. C'è un'altra questione però che forse qualcuno dimentica, che la Giunta Zingaretti insieme col Ministro Franceschini hanno obbligato il Consiglio regionale ad approvare il piano territoriale paesistico regionale, e quel piano oggi approvato è un piano che renderà ancora nuovamente difficile intervenire sulle aree che sono con vincolo paesaggistico a 300 metri dal mare, con tutta una serie di condizioni che in qualche modo creano una serie di ulteriori difficoltà. Vorrei ricordarlo perché questa è una scelta che ha fatta dal Partito Democratico nella figura del Presidente della Regione Zingaretti e nella figura del Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Bisogna che i cittadini capiscano cosa è accaduto, perché cambiare il governo nazionale, poi cambiare il governo regionale quando si voterà tra gennaio e febbraio, e poi cambiare il governo del comune di Fiumicino può aiutare a risolvere queste questioni annose che in questi anni sono state ulteriormente complicate.